Ancora Zamanian, il cross a cercare Sabatino, bandierina che si è comunque alzata, è arrivata la prima parata, o meglio non lascia uscire perché la rimessa per il Como. Martinovic di forza due volte, Monnecchi, arriva il cross interessante, colpo di testa e arriva la il gol dell'1-0. Como, poi non c'è fallo, c'è Venius. Monnecchi pronta a sgasare ancora una volta, scappa via Monnecchi, calcio in porta, c'è Cresce, Filangieri, Pilgens, si corre, cross interessante per Sabatino, ci mette ancora una volta alla testa, non riesce però a ripartire con Martinovic in Como. Zamanian dentro per Klelland, l'uscita di Korenchova, spazio per Zamanian, prova da lontano, controlla l'uscita del pallone Zamanian, punta Ludorf, accelera Zamanian e il cross interessante per Sabatino, super Korenchova, è sbagliata l'apertura, Zamanian prova da fuori, che meraviglia il gol di Zamanian, 1-1 la pareggiata al Sassuolo, da ferma così non può fare nulla Korenchova, che era stata perfetta fino a questo momento. Se la sistema e calcia praticamente da ferma. Meraviglia di Zamanian. Picchi. Va dall'altra parte d'Arcangeli. Orsi di testa. Ancora Picchi. Va lontano il sinistro di Carlo Ernaz. Nessun problema per Cresce. Per quello che ha fatto Sevenius per la chiusura di Filangieri, dall'altra parte Filtiens arriva male con il destro, match che si è infiammato in questo finale, porta ad andare Zamanian dalla bandierina, cross nel cuore dell'area di rigore, Playrup, poi Korenchova in 6 a saltare, si abbassa per ricevere Arcangeli di ritorno da Baldi, il cross tagliato, rischio, autogol che arriva, sorpasso Como al 91esimo sul cross di Arcangeli, c'è stata una deviazione, Orsi nel tentativo di rinviare ha ingannato Cresce, autogol di Orsi, 2-1 Como. Non arriva il cross, Ferrara, eccolo il pallone dentro, prolungato, c'è Baldi, non c'è più tempo, ecco la parola fine, vince il Como nel recupero, l'autogol di Orsi decide un match molto intenso.